vita, un nuovo anno, dicevo stamattina, è un nuovo giorno. Ricevete gli affettuosi e fratelli saluti della chiesa di Castellazzo. Mi hanno detto personalmente di salutare tutti i miei fratelli, con le sorelle, i giovani, i ragazzi, non so se sono posso. Però vi saluto tutti come il Signore, è stata una grande benedizione aver potuto godere insieme questi giorni della presenza di Dio. Quando poi i fratelli se ne sono andati, mi hanno lasciato un vuoto. Questo è perché Dio onora la sua parola, cioè le ha toccato diversi buoni, abbiamo avuto veramente dei momenti particolari. Grazie a Dio per la sua fedeltà, per il ministero del fratello Mennera, del nostro pastore, che insieme possiamo e vogliamo continuare a servire il Signore. Vi aspettiamo ad aprile. Amen. Gloria a Dio. Se sarà possibile, avremo la possibilità di stare ancora insieme. Pregate per noi, abbiamo grazie a Dio dei progetti, dei programmi che abbiamo messo consegnati nelle mani di Dio. La costruzione del nuovo locale di culto, che per noi è diventata un'esigenza, e quindi la affidiamo al Signore. Se quando Dio vorrà inizieremo la costruzione, quindi pregate per noi. Dio sta facendo a salvare le anime, grazie a Dio si le tocca e guarisce, battezza con lo Spirito Santo, libera, è una cosa meravigliosa poter essere alla presenza di Dio. Voglio leggere con voi, nella parola del Signore, nel libro di Amos, capitolo 7, dal verso 10. Prima però che leggiamo questo passo, c'è un verso in Geremia 8:20 che deve farci riflettere. Geremia 8:20, la parola di Dio dice: la mietitura è finita, l'estate è trascorsa e noi non siamo salvati. Quello che Dio ha messo nel mio cuore stamattina è che dobbiamo portare, dobbiamo manifestare l'evidenza, la realtà di figli di Dio. Non possiamo portare solo un'etichetta di cristiani, dobbiamo essere figli di Dio. Forse per qualcuno è passato un anno, il Signore ha fatto una bella raccolta nella chiesa, è stata trascorsa e forse qualcuno, ahimè, dire che io non sono salvato. Stamattina, prima che finisca questo riunione di culto, che tu possa dire anch'io sono salvato, io appartengo a Gesù. Leggiamo Amos capitolo 7 verso 10. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Allora Amazia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele, il paese non può sopportare tutte le sue parole. Amos infatti ha detto: Geroboamo morirà di spada e Israele sarà condotto in esilio lontano dal suo paese. Poi Amazia disse ad Amos: veggente, vattene, fuggi nel paese di Giuda, mangia il tuo padre laggiù e là profetizza. Ma Betel non profetizzare più, perché è santuario del re e residenza reale. Allora Amos rispose: io non sono profeta né figlio di profeta, sono un mandriaco e coltivo i sicomori. Il Signore mi prese mentre ero dietro al greccio e mi disse: va, profetizza al mio popolo a Israele. Ora ascolta la parola del Signore,
tu dici non profetizzare contro Israele, non predicare contro la casa di Isacco. Ebbene, così dice il Signore, il tuo amore si prostituirà nella città, i tuoi figli e le tue figlie saranno uccisi con la spada, il tuo paese sarà spartito con la cordicella, tu stesso morirai su terra impura e Israele sarà certamente condotto in esilio, lontano dal suo paese. Amen. Qui la lettura della parola del Signore. E proprio è sul verso 14 che desidero porre la nostra attenzione. Amos rispose: io non sono profeta, né figlio di profeta, sono un mandriano e coltivo il sicomore. Amos era un uomo semplice, ma fu usato grandemente da Dio in un modo meraviglioso. Siamo nel capitolo primo di Amos, verso 1, e gli dice: parola di Amos, uno dei pastori di Tecoa, che ebbe una visione riguardo a Israele al tempo di Uzia e di Giuda al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, 2 anni prima del terremoto. Cioè Amos era un semplice pastore di greggi. Pensate che il suo nome significava fardello, o portatore di pesi, portatore di fardello, un uomo modesto che abitava a Tecoa, passò parte della sua esistenza nel deserto. Egli allevava e custodiva le pecore, il greggio, raccoglieva e coltivava i sicomori, alberi simili al fico, abbondanti nella pianura di Giuda, chiamato Ficus sicomorus. È un albero comune, ha sempre le foglie verdi. La sua posizione è spesso ai lati delle strade, lungo le strade. E noi ci ricordiamo di Zaccheo, se vi ricordate in Luca capitolo 19, come Zaccheo voleva vedere Gesù e non fu difficile per lui salire su un sicomoro, perché era comune, era lungo la strada, salì sull'albero per vedere Gesù. Ma questa figura di Amos stamattina desidero meditarla insieme a voi come la figura dello Spirito Santo. Che faceva Amos? Amos in tempi di carestia coltivava il sicomoro, faceva un'operazione molto importante. Per diventare buono il frutto doveva essere forato, inciso, probabilmente da un chiodo. Soltanto allora, quando questo frutto veniva forato, maturava e diventava commestibile in tempo di carestia. Ebbene, la figura di questo frutto, di questo sicomoro, di questo frutto acerbo, selvatico, ci ricorda quella degli uomini, persone che sono purtroppo o in tempi di carestia, in tempi di povertà spirituale, immaturi o depressi, ansiosi, angosciati, provati, e perché no, anche nei credenti a volte li vediamo provati, angosciati, o che continuano a lamentarsi della loro vita perché non hanno fatto una reale, profonda esperienza col Signore. Ma noi vogliamo dire stamattina insieme al salmista: io lodero al Signore in ogni tempo, la sua lode sarà del continuo sulla mia bocca. Per diventare maturi questi frutti, questo frutto doveva essere inciso, doveva essere toccato, doveva essere forato. E anche noi, cari fratelli e sorelle ed amici, stamattina, all'inizio di un nuovo anno, noi dobbiamo portare un segno della nostra vita di un'esperienza profonda col Signore. Se non rimarremo certi, immaturi, rimarremo credenti, instabili, insicuri,
cristiani, o che cosa deve segnare la nostra vita per diventare una nuova creatura in Cristo Gesù, per diventare da creatura a figli di Dio, dobbiamo essere incisi prima di tutto dalla lama della parola di Dio. Dobbiamo permettere che la parola di Dio, che è come una spada a due tagli, che penetra fino alla divisione dell'anima, dello spirito, e giudica i nostri pensieri, deve incidere la nostra vita, deve forare il nostro cuore. Spesse volte diciamo: mi è piaciuta la parola, ho ascoltato un buon sermone, o sono stato in una chiesa, il Signore mi ha benedetto, ma cosa ha prodotto la parola di Dio nella tua vita? Abbiamo bisogno che la spada dello Spirito incidi il nostro cuore, abbiamo bisogno che la parola di Dio penetri dentro di noi, dobbiamo mangiare la parola. Dio conosce il cuore dell'uomo, e quello dell'uomo è malvagio. Chi lo conoscerà? E Dio risponde: io, il Signore, conosce il cuore. Quando per lo Spirito Santo, quando noi evangelizziamo, quando noi parliamo del Signore, noi non convinciamo nessuno, ma è lo Spirito Santo che convince l'uomo di peccato, di giustizia e di giudizio. È lo Spirito Santo che penetra nella nostra vita, è lo Spirito Santo che fa in modo che il suo seme si sviluppi nei nostri cuori, nella nostra vita. In Ebrei capitolo 4 verso 12 leggiamo che la parola di Dio è vivente. La parola di Dio è vivente, è viva, non è una parola morta, non è una lettera morta, ma la parola di Dio è vivente ed è efficace, incide, gloria al Signore. Non abbiamo Amos in mezzo a noi, ma abbiamo lo Spirito del Signore in mezzo a noi, che incide ancora la sua parola nei nostri cuori. Credenti che non ci si può dire nulla, credenti che sono sempre inattaccabili, credenti a volte che se la prendono per poco o per una piccola cosa riescono a non avere comunione col fratello, con la sorella, col pastore, col consiglio di chiesa, perché sono immaturi. Ma stamattina, Signore, incidi il mio cuore, io voglio avere un'esperienza profonda con te, vuole essere un credente immaturo, dolce, buono, perché sono selvaggio come questo sicomoro, un albero che i suoi frutti non erano buoni, avevano bisogno di essere lavorati, toccati. E noi abbiamo bisogno, cari fratelli e sorelle, di essere lavorati dal Signore. Un'incisione. Prima di tutto, questa incisione della parola di Dio, della spada, illumina il cuore. Quando abbiamo ascoltato la parola del Signore, la parola di Dio ci ha illuminato, ha fatto luce in noi, e noi abbiamo visto i nostri difetti, i nostri errori, i nostri peccati. Abbiamo detto: Signore, io sono perduto, sono un uomo peccatore, abbi pietà di me. Quando eravamo nelle tenebre non vedevamo nulla, che il buio copriva tutto. Ma quando la luce della parola di Dio è entrata nei nostri cuori, ha illuminato il nostro cuore, la nostra vita. La parola di Dio non ha ancora il nostro piede, e ancora oggi con luce sul nostro sentiero. La parola di Dio ci dà grazia di poter essere liberati, libera. La parola spezza le catene. Oh Gesù, che è il verbo incarnato, Gesù che è la parola fatta carne, poteva dire nella sinagoga di Nazareth: lo Spirito del Signore è sopra di me e mi dà un vedere libertà i prigionieri. Se c'è qualcuno stamattina in mezzo a noi che ancora nelle catene, stretto, le mosse del peccato e del vizio, permetti che la parola di Dio penetri nel tuo cuore, perché Gesù vuole liberare l'anima tua. Se il Signore mi faccia libero, noi siamo veramente liberi. Una incisione che della parola, quando noi accettiamo Gesù, noi veniamo suggellati
amati, c'è il soggetto di appartenenza. Cari fratelli e sorelle, possediamo nel nostro cuore, nella nostra vita, il sigillo della proprietà di Dio. Questo cuore appartiene a me. Al momento che noi siamo salvati, al momento che accettiamo Gesù nel nostro cuore, noi abbiamo il suggello del Signore, il sigillo, lo Spirito Santo è entra nel nostro cuore. Appartieniamo a Gesù. Il suggello veniva praticato, messo sui capi di bestiame quando tanti anni fa il padrone di casa usciva per acquistare delle bestie, degli animali per la sua casa, andava al mercato e aveva il suo sigillo, e quello che egli comprava li suggellava, perché diceva: con il mio sigillo. E poi diceva ai suoi servitori, tornando a casa: andate adesso a prendere il mio bestiame. Come poteva vedersi che apparteneva? C'è il mio sigillo. Quando Gesù tornerà, quando Gesù ritornerà, tra poco Gesù torna. Gloria a Dio, Gesù verrà dal cielo, quando Gesù verrà, chi lo accoglierà? Oh, le suggellate, quindi abbiamo il sigillo della presenza del Signore, che sono, che appartengono a Gesù, che sono stati lavati, imbiancati nel sangue di Gesù. Chi è con te che sale? Abbracciato al suo sposo. Questa è la sposa che sale in veste bianca, sono i redenti, sono i figli di Dio, sono quelli che hanno fatto un patto con il Signore e sono stati fedeli fino alla fine, sono quelli che hanno il suggello, non quelli che frequentano i culti, non quelli che cantano soltanto, non quelli che pregano, ma sono quelli che sono suggellati dal Signore. Noi siamo stanchi di cristiani apparenti. Tanti di vedere credenti salvati in chiesa e perduti nel mondo. Noi dobbiamo portare il segno: io appartengo a Gesù e Cristo appartiene a me, non per un giorno, un mese, ma per tutta quanta l'eternità. Questo suggello, questa incisione ci dà anche la possibilità, la garanzia della vita eterna. La parola divina ci dice che Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ebbene, ci dà la garanzia, noi siamo certi che abbiamo la vita eterna in Cristo Gesù. Ma dobbiamo continuare ad andare avanti. Voglio parlare di un altro aspetto: forati dalla parola, forati, toccati, incisi dalla lama della spada dello Spirito che penetra i nostri cuori. Ma per essere credenti maturi dobbiamo essere incisi anche dalla lama della propria. In Osea capitolo 2, il verso 14, dice il Signore: perciò ecco, io la trarrò da condurlo nel deserto e parlerò il suo cuore. Quindi a volte il Signore deve fare questo intervento. Siamo così distratti, così presi dalle mille attività che occupano gli spazi della nostra giornata, che abbiamo così poco tempo per dedicare al Signore. Però poiché Dio ci ama e vuole il nostro bene, a volte permette che noi passiamo per il deserto. Dice la scrittura, abbiamo letto in Osea, che il Signore ci attrae nel deserto per parlarci al cuore, perché molte parole che Dio ci dice noi le riceviamo mentalmente, ma non profondamente il nostro cuore. E lì nel deserto noi impariamo ad apprezzare la parola che è pane, la mezzo di bere l'acqua, e lì che noi impariamo ad apprezzare veramente il cielino, pane che viene dal cielo. Dio permette a voi
cari, la prova, la difficoltà, la malattia è comune a tutti quanti noi. Ma la differenza è sostanziale. Come attraversiamo la vita? Come attraversiamo la difficoltà? E come ne usciamo dalla prova e dalla difficoltà? Dio a volte permette che noi passiamo per il fuoco, passiamo per le difficoltà, la sofferenza. Io l'ho definita l'università di Dio. La sofferenza è un corso accelerato di insegnamento da parte di Dio, e lì è la sofferenza che noi facciamo i corsi accelerati, lì il Signore ci parla al cuore e impariamo. Lì è la sofferenza. Credenti che sono bravi a parlare sugli altri, vedono il fruscello nell'occhio dell'altro senza vedere la trave del proprio occhio. Non sono maturi, sono dei sicomori lavorati, sono ancora gente, amari, insipidi, senza sapore, permettetemi, a volte anche avvelenati. Ma quando Dio ci prova, ci ho provato nel tuo giorno, ti ho provato nel tuo giorno, dice il Signore, è lì che l'oro viene purificato, lì che le scorie vengono tutte bruciate, lì nel tuo giorno della prova che la nostra fede si affina. Noi non vogliamo apparire credenti, vogliamo essere credenti, e vogliamo in questo nuovo anno dire: Signore, se devo attraversare un momento di difficoltà, io so che tu non mi lasci, non mi abbandoni. Vidi il Signore seduto sopra un trono molto
Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti. Ma uno dei serafini parlò verso di me tenendo in mano un carbone ardente tolto con le mole dall'altare, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è spiato. Poi udì una voce dal Signore e diceva: chi manderà il chiamo per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me, Signore, perché tu mi hai inciso nel tuo popolo. Ha bisogno il profeta Isaia, come io, come te, ha dato bisogno che la parola del Signore, la prova, il fuoco dello Spirito Santo incide la nostra vita. Gesù disse ai suoi discepoli in Atti 1:8: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà su voi, e da allora mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudei, in Samaria, fino all'estremità della terra. Cari fratelli e sorelle, noi non siamo dei pentecostali soltanto di nome, non ci dichiariamo soltanto pentecostali, ma abbiamo bisogno del fuoco dello Spirito Santo che sia prima dentro di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre chiese. Abbiamo bisogno di non essere pentecostali di facciata. E essere pieni dello Spirito Santo, fratelli e sorelle, non significa solo parlare di lingue. Quello è un aspetto, quello è l'aspetto evidente. Nel parlare in altre lingue è il segno, dobbiamo parlare in altre lingue, gloria a Dio. Ma una persona che viene dello Spirito Santo è una persona santificata, una persona che viene dello Spirito Santo è una persona purificata. Un credente che viene dello Spirito Santo è un credente che evangelizza, un credente che viene dello Spirito Santo è un credente che serve il Signore, all'opera per il Signore. Non parlo solo di in chiesa a casa, ma questa esperienza, questa incisione, questo tocco, questa manifestazione che il Signore ci dona, ci incoraggia, ci sprona per fare la sua volontà. E quando siamo battezzati dallo Spirito Santo, non siamo più uguali a quelli che eravamo prima. Il giorno Giacobbe doveva incontrare il suo fratello Esaù e aveva combinato il guai. Erano stati resti anni. Giacobbe era andato senza nulla, tornava con due mogli, aveva lavorato tanto con queste mogli, con tanto bestiame, con ricchezza, era ormai un uomo maturo, aveva paura di incontrare Esaù. Sappiamo che quando esercito, quando la famiglia, poi rimase nessuno. Pregò il Signore e disse: io non ti lascerò andare se tu non mi abbia prima benedetto. Giacobbe lottò con Dio, non contro Dio, con il Signore. Giacobbe desiderava essere benedetto dal Signore, e Dio lo benedisse, ma lui aveva più colare. Ma quella benedizione che ricevette Giacobbe è il suo segno per tutta la vita, perché l'angelo del Signore gli toccò il fianco. E Giacobbe zoppicava: Signore, fammi pure zoppicare, ma benedicimi. Questo deve essere il nostro desiderio. Quando Dio ci benedice, la nostra vita cambia. Quando ci uccidiamo di Spirito Santo a casa siamo diversi. Quando Dio ci battezza lo Spirito Santo, quando noi realizziamo la salvezza, il battesimo dello Spirito Santo, nel nostro posto di lavoro siamo diversi, a scuola siamo diversi, in chiesa siamo diversi, perché Egli incide il nostro cuore, la nostra vita. Anche Pietro cambiò. Quando sono riempiti di Spirito Santo, lo stesso Pietro fu toccato dal Signore e cominciò a parlare, ad evangelizzare. Mi ricordo un'affermazione del fratello Greenway, Charles Greenway: Signore, piegami,
spezzali, ma usami per la parola. Cari giovani, davanti a noi c'è un mondo da conquistare a Cristo. Dio ha bisogno di uomini e donne di tutte le età che hanno ricevuto un'incisione potente, perché ciò che è davanti a noi non sono giorni buoni, tutti vanno di crisi. L'unica popolazione che non è in crisi è il popolo di Dio. Noi non siamo mai in crisi, perché il Signore apre le cataratte del cielo. Dice, guarda che egli fa scendere su di noi delle copiose benedizioni, anche noi forse attraverseremo momenti di difficoltà, di prova, ma noi non siamo soli, il nostro capitano è Gesù e vogliamo mettere alta la nostra bandiera del Vangelo. Siamo del Signore, apparteniamo a Gesù. All'inizio di questo ultimo anno hai chiamo e stavo nella casa di un ebreo dopo 6 anni, poteva decidere di andare via, non meritava che mi si erano scogliato, poteva andare via e il parolo mi dava della doveva essere generoso, a meno che egli non diceva al suo padrone io non me ne voglio andare via. E allora il padrone di casa vedeva della lesina che volava l'orecchio, e quella era l'evidenza che quell'uomo aveva scelto volontariamente di stare in quella casa. Signore, noi scegliamo stamattina di stare con te, fuori il mio orecchio, toccami Signore, incidimi Signore. Siamo stanchi di quelle parole, siamo stanchi di promesse mai mantenute. Desidero e desideriamo, come servi di Dio, vedere uomini e donne incisi, toccati profondamente per un uomo dalla potenza del Signore. Alziamoci per il mondo. Thank you.
rendendo cosciente